Brutte notizie in casa Pescara. Il centrocampista classe 96 Samuele Damiani, ex Palermo, aveva l'accordo con i biancazzurri e tra le due società da tempo c'era l'intesa per il prestito con diritto di riscatto. Blitz inatteso della Ternana, che ha acquisito il cartellino del calciatore con il Palermo e ha offerto al centrocampista un ricco triennale. Damiani ha detto sì e per il Pescara sfuma l'operazione. Il giocatore era stato espressamente richiesto dal tecnico Baldini, che lo aveva avuto a Palermo nell'anno della promozione con la finale playoff vinta contro il Padova di Massimo Oddo. Vicina la firma del terzino destro Edoardo Pierozzi, classe 2001, di proprietà della Fiorentina. Pierozzi lo scorso anno in maglia cesena aveva firmato il gol dell'1-0 contro il Pescara. Pierozzi aveva anche firmato il contratto in estate con il Taranto, ma le problematiche della società pugliese hanno fatto saltare tutto. In attesa di definire l'operazione, il Pescara tiene d'occhio anche Gabriele Del Ferrarini, anche lui di proprietà della Fiorentina. Finalmente il portiere. Con Alessandro Plizzari, che sembra destinato a lasciare il Pescara, è arrivato il sì, questa volta definitivo, di Ivan Saio. Arriva dalla Sampdoria, sarà il titolare. In attacco il sogno del Pescara resta Gabriele Gori, di proprietà dell'Avellino. Al momento l'operazione non è fattibile per il muro che fa la società irpina, ma a fine mercato tutto può accadere. Piace molto anche Flavio Bianchi del Brescia, mentre nel ruolo di sottopunta il tecnico Baldini vorrebbe Alessio Curcio, di proprietà del Catanzaro. Come per Gori, ad oggi l'operazione è impossibile, ma nell'ultima settimana di mercato tutto può accadere.